Oggi è una commemorazione che noi facciamo della scomparsa del compagno Lorenzo Parodi, che era il direttore del nostro giornale Lotta Comunista, nonché cofondatore del nostro movimento politico. È morto alla fine di luglio, oggi ne facciamo la commemorazione. Ci sono, oltre che i compagni di Genova, anche i compagni di delegazione di tutte le città, per rendere onore a uno dei fondatori della nostra organizzazione. Il giornale che ancora oggi è la colonna portante della nostra organizzazione. E questo è un momento di commemorazione, di ricordo, che ci vede riunire delegazioni da tutte le città italiane dove siamo presenti, dai luoghi di lavoro, dalle università, dai circoli territoriali di quartiere, dove da sempre si è sviluppata la nostra organizzazione in questi decenni. Ci sono operai, studenti, giovani, meno giovani, ci sono quattro generazioni di uomini e di donne appartenenti a tutte le professionalità, le professioni. Io credo che ci sia un grande passo che come organizzazione comunista-leninista noi abbiamo fatto in Italia e a Genova. Il termine del comunismo che è morto è un termine sbagliato in partenza, perché il comunismo non è mai stato realizzato da nessuna parte, neppure in quella Russia che per tanti e tanti anni è stata etichettata come socialista, ma che per noi è sempre stata un falso socialismo ed in realtà un capitalismo di Stato che si è sviluppato con il regime staliniano. Quindi quella del comunismo è una storia tutta da scrivere. Una rivoluzione è un processo di radicale mutamento di quella che è la situazione preesistente. Da questo punto di vista, storicamente non è mai esistito alcun fatto storico significativo che non sia passato attraverso un processo rivoluzionario, nelle forme e nei modi che la storia ci ha trasmesso. Non vedo perché, francamente, oggi questo dovrebbe cambiare.